gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati con il nostro consueto appuntamento. Quest'oggi siamo per parlare di Napoli-Sampdoria, una partita che, per quello che mi riguarda, il Napoli metà affrontata bene, ma comunque Gattuso non ha trovato ancora bene l'input, ragazzi. Parliamoci chiaro, perché è vero, la Sampdoria è una grandissima squadra, una buona squadra. Napoli nettamente superiore, però naturalmente non possiamo comunque rischiare con una squadra che, diciamo, è inferiore a noi. Non possiamo, non possiamo, perché poi naturalmente quando vai a incontrare le big come Inter, Milan o roba del genere, è facile comunque che ti possano punire. Fatto sta che il Napoli comunque ha vinto in rimonta, perché la Samp era comunque riuscita a passare in vantaggio con Jakub Jankto, aveva segnato uno straordinario gol, ma con un errore evidente, evidentissimo da parte di Meret, che non esce in anticipo, e quindi Jankto ha tutto il tempo, nonostante comunque si sia allungato la palla, nonostante si sia allungato la palla, comunque ha tutto il tempo per tirare e segnare, grazie al tempo sbagliato di uscita di Meret. Per quello che mi riguarda, il primo tempo, a mio avviso, primo tempo giocato malissimo dal Napoli, quindi da due. Per quello che mi riguarda, e sono stato anche buono, perché forse no dovevo dare proprio zero, perché non abbiamo concretizzato nulla. Tentavamo questi cross in mezzo con i piccoletti, ma non si possono, scusate, ma cioè è possibile. Noi abbiamo un attacco, il tridente di tre piccolini, no, dico io, Insigne, Mertens, Politano. Cosa servono questi cross? Io veramente rimango allibito certe volte, non capisco proprio queste intenzioni. L'unico cross fatto bene è stato quello, secondo me, di Lozano con il gol di Petagna, ma poi il resto tutti sbagliati, forse il secondo al massimo, quello lì che Gulam ha crossato e Mertens di testa ha messo Audero, diciamo, gli ha parato lo specchio della porta. Aspettate, ragazzi, chiudo un attimo la porta. 2 minuti, e quindi, come stavamo dicendo, quindi insomma, Napoli e quindi insomma, stavamo dicendo, quindi Audero poi ha parato quel tiro, quindi diciamo che quella è stata la vera e unica occasione da parte del Napoli nel primo tempo. Passiamo alle pagelle, e quindi però poi il secondo tempo invece, diciamo, da 7, perché Gattuso comunque ha fatto le sostituzioni giuste, perché appunto quelli entrati in partita, le due sostituzioni, ha centrato le sostituzioni, perché appunto le due sostituzioni, Lozano e Petagna, hanno segnato e hanno regalato comunque la vittoria al Napoli. Pagelle, Meret 6, meno, Meret deve veramente migliorare tantissimo, perché è vero che ha fatto la parata lì sulla linea, che ha fatto due o tre interventi comunque, però comunque, ragazzi, quello è un errore troppo, troppo grave che un portiere di Serie A non può commettere. Era talmente evidente, ragazzi, come cosa, che lì Meret doveva essere pronto e uscire in tempo. Per me lì ha sbagliato, e comunque ora comincio un po' a capire su alcuni aspetti perché Gattuso sceglie sempre Ospina, perché diciamo ci sono delle dinamiche particolari come quella di domenica, e quindi forse si comincia un po' a capire qualcosa. Gulam 5 meno. Perché, come ho detto, l'unico cross buono che ha fatto è stato grazie che Mertens è riuscito a colpire di testa lì, ma poi comunque, cioè tutti comunque al vento questi cross. Di Lorenzo 5, non mi è piaciuto molto Di Lorenzo, devo essere onesto. Koulibaly 6, una buona difesa, perché poi comunque nel secondo tempo si sono ricompattati bene. Manolas 6, Demme 6. Bravo Demme, mi è piaciuto molto. Zielinski 6,5, perché comunque ci ha provato dalla distanza due o tre volte, quel tiro che è anche uscito di poco, che è stato deviato. Fabbri
Fabian 4, ennesima dimostrazione pessima di Fabian, gli potevo dare anche 2, ma oggi sono di buon umore, quindi ho voluto dare un 4, comunque voglio dargli sempre comunque fiducia. Però comunque ragazzi, è un ragazzo che, come diciamo noi napoletani, 100 partite, 100 cose le fai bene, 100 e 100 le sbagli. E quindi, insomma, no. Deludente per l'ennesima volta Fabian. Ogni volta che tocca palla Fabian, perdiamo palla, è ormai scontata come cosa. Bakayoko 5-meno, anche lui quando è entrato ha fatto anche lui abbastanza disastri, passaggi sbagliati veramente sempre. Insigne 6. Ci ha provato un po' Mertens, Insigne 6 perché comunque ha recuperato la palla su Candreva, Mertens 6 perché ha messo un cross perfetto per Lozano che si è inserito e di testa ha fatto un gran gol che è stato fortunatamente non annullato dal VAR, era regolare. Politano 5, non una delle sue prestazioni migliori domenica. Lozano 7 perché naturalmente segna il gol e assist, quindi cambia la partita, l'uomo partita. Petagna 6, un gran gol di Andrea Petagna. Diciamo, mi sto ricredendo anche se ogni tanto lo accuso, magari perché purtroppo, ragazzi, dobbiamo parlarci chiaro. Però quel gol sbagliato comunque contro l'AZ Alkmaar, se perdevamo con il Real Sociedad della Z, magari vinceva contro di noi grazie a quel rigore contro il Rijeka. E beh, diciamo che quel gol sarebbe anche potuto costare una qualificazione, quel gol sbagliato. Quindi, diciamo, ci sono state varie dinamiche per cui ho dato un po' addosso a Petagna. Però, vabbè, comunque l'importante è che siamo passati, quello che diciamo, quel che è fatto è fatto. Quindi tutto a posto fortunatamente, quindi 6 perché poi, vabbè, comunque ha segnato già in 2 partite con Crotone e Sampdoria, quindi bene così, va bene. E Gattuso 6 più, ma solamente perché ha indovinato i cambi, però poi comunque Gattuso deve, secondo me, ancora, deve, secondo me, trovare ancora bene un equilibrio in questa squadra che ogni tanto si perde, non ha sempre quella stessa continuità. Quindi va bene ragazzi, noi ci vediamo. Forza Napoli, naturalmente, domani sera su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1, verrà trasmessa la partita con l'Inter. Sarà una partita tosta, lo dico già da adesso, perché l'Inter è da un paio di anni a Milano, da un paio di anni a questa parte a Milano, che non ci va tanto bene. Ci è andato bene l'anno scorso, però in Coppa Italia, proprio a Fabian Ruiz che si inventò quel gol, anche se fu fortunato che ci fu anche Vadelli in porta. Domani ci sarà Handanovic, va bene. Comunque, ci vediamo ragazzi, buonanotte e sempre Forza Napoli, sempre e comunque, ricordatevi la fede è fede, sempre Forza Napoli, arrivederci.